Salve a tutti ragazzi e benvenuti su In Sport. Oggi parleremo sempre su questo filone comunque di video, questa rubrica che si chiama Il mio pensiero, e oggi parleremo di un argomento, sono due argomenti particolarmente delicati che sono dedicati appunto all'alcol e al fumo. Questi sono pensieri appunto miei, naturalmente farò dei cenni di anatomia e fisiologia, però vi ripeto ragazzi, se non potrò essere troppo dettagliato, troppo specifico, perché YouTube è una piattaforma aperta a tutti e quindi non tutti capiscono alcuni tipi di riferimenti. Partiamo dal secondo, che è quello del fumo. Il fumo è praticamente, che sia quello di sigaretta o di altro, non specifichiamo, è qualcosa che va a ostruire le vie aeree, le vie respiratorie. È qualcosa che si sostituisce all'ossigeno, per cui avviene lo scambio a livello alveolare nei polmoni. Perché un polmone, un alveolo, un globulo rosso aspetta che arriva l'ossigeno, perché lei dice adesso respira e mi porta l'ossigeno tramite la capillarizzazione e tutto quanto, invece no, gli arriva il fumo. Ok, che sia nicotina, che sia altro, questa sostanza viene portata in circolo e va naturalmente anche a livello tissutale. La prima causa che sentiamo, la prima cosa che sentiamo quando fumiamo sono i colpi di tosse. Perché? Perché naturalmente appena si inizia a fumare, poi quando si fuma tanto neanche te ne, cioè non ci fai neanche caso. Perché? Proprio per questo motivo, perché noi dovremmo inspirare ossigeno, ma in verità stiamo inspirando una soluzione di questo scarto della combustione della cartina, del catrame e del tabacco, e va a finire a livello polmonare. Fa male il fumo? Certo che fa male, approvato dalla comunità scientifica e non solo, cioè praticamente tutti ormai sanno che fa male. In che modo può danneggiare lo sport? Beh ragazzi, in che modo? Penso che sia chiaro come il sole. Molti pensano che il fumo sia correlato alla perdita di massa muscolare. Non è così, assolutamente. Può influire non sulla perdita di massa muscolare, ma sulla performance in palestra. Perché? Proprio perché blocca questa respirazione, questo ricambio, questa ossigenazione appunto da parte dei nostri tessuti. Che succede? Non arriva il quantitativo di ossigeno che dovrebbe arrivare durante la respirazione normale, e giustamente ne paghiamo le conseguenze sotto la performance stessa. Un soggetto che non fuma e un soggetto che fuma hanno due caratteristiche, due performance totalmente diverse. Anche sotto i pesi, a livello di ossigenazione il soggetto fumatore è molto più ridotto, di conseguenza apporterà meno ossigeno a livello dei vasi, dei tessuti, di conseguenza oltre ad un recupero più lento avrà praticamente anche minore ossigeno a livello organico, cosa che è importantissima perché appunto l'ossigeno, raga, è vitale per noi, proprio per l'essere umano, per i mammiferi e non solo. Quindi ragazzi, non influisce direttamente sulla perdita di massa muscolare, ok? O sul creare la pancetta, perché molti mi dicono ma io fumo, per questo non riesco a togliere la pancia. Cazzo c'entra? No, sei un coglione. Non è per questo. Ma tu magari non togli la pancia perché ci sono altri tipi di motivi, quant'altro e quant'altro, ok? Però non è il fumo che proprio è direttamente correlato all'ingrassamento. Neanche lo smettere di fumare fa ingrassare direttamente, ma in maniera indiretta. La assuefazione che provoca la nicotina a livello cerebrale è quella del benessere. Se io tolgo la nicotina, il benessere lo devo andare a ricreare. E come posso ricreare benessere in maniera facile e pronto consumo? Tramite l'assunzione di cibo. Quindi mangio, ok? Mangio e naturalmente l'introito calorico giornaliero aumenta, ok? Non so se state sentendo, sta tuonando fuori, va bene. Quindi il dolore calorico aumenta e io praticamente tendo ad ingrassare. Stiamo parlando di fumo di sigaretta, non entreremo nel fumo della marijuana, anche comunque di altri tipi di sostanze, perché la comunità è molto dibattuta per questo. Io sono estremamente contrario all'uso sia di sigarette e sia della marijuana.
sono assolutamente contrario in generale. Poi quando si fa attività fisica ancora di più. Se volete poi ne approfondiremo anche i dettagli all'interno di un altro video a parte. E, un'altra cosa che devo dire, io ogni tanto, tu sei portato tutto al fumo e quant'altro, sì, non mi piace fumare, ho fumato ragazzi in adolescenza, mi fumavo le Lucky Strike Cross, mi piacevano, ho fumato per circa 4 anni e mezzo, dopodiché ho lasciato perché non riuscivo a fare neanche una rampa di scale e che avevo l'affanno, mamma mia che fatica. A me adesso, devo dire la verità, piace fumare ogni tanto il sigaro. Infatti se sentite degli abbassamenti di voce, questo lo volevo dire da qualche video perché li sto registrando di fila, se vedete questa maglietta ragazzi, sto registrando di video, ho ogni tanto degli abbassamenti di voce durante da un video all'altro perché mi piace fumare il sigaro. Non sono un fumatore assiduo, tipo che ne so, vado mi prendo proprio il sigaro, i sigari fatti, capito, come industrialmente, no, mi piace fumare dei sigari buoni, di qualità. Ne ho uno che viene da Santo Domingo, che è un mio carissimo amico, mi ha portato a Santo Domingo da un viaggio di nozze, e mia sorella e mio cognato mi hanno portato dei sigari dal Messico. Mi piace fumarlo ogni tanto in qualche occasione, tipo un matrimonio, tipo un battesimo o un evento speciale, per esempio alla mia laurea, quando mi sono laureato nel 2017 nella triennale, l'ho fumato, adesso mi lavo nella specialistica, molto probabilmente lo fumerò, ho avuto un matrimonio qualche giorno fa, l'ho fumato pure ragazzi, mi piace tanto fumarlo. Fa male il sigaro? Sì, anche perché ristagna all'interno della cavità orale, quindi il danno non è più a livello polmonare ma a livello proprio della bocca, e per chi fuma molto e tanto i sigari, il problema si può spostare dal polmone alla bocca. Comunque ragazzi, come potete vedere, quando c'è una combustione, che sia sigaretta, sigaro o altro, all'interno della cavità orale dei polmoni, quindi anche a livello alveolare, a seconda poi del tipo di cosa che stanno da fumare, si creano dei danni, ok? Quindi ragazzi, il mio consiglio è, se il classico, per quanto vi possa dire ragazzi, non fumate, cioè io il mio consiglio è questo: se dovete fare attività fisica, se fate sport a diversi livelli, che sia dal dilettante che sia dal professionistico, perché mi è capitato di vedere atleti professionisti che fumano, non so come facciano, evitate assolutamente il fumo, va bene ragazzi? So, può essere difficile, può essere una dipendenza, può essere legata anche al gesto stesso, a livello mentale, c'è questo collegamento col braccio che fa questo movimento, anche perché sono contrario, anche uno dei tanti motivi per cui sono contrario anche alla sigaretta elettronica, perché si rimane dipendenti dal gesto di tirare con proprio di piegare il braccio e quant'altro. Quindi ragazzi, cercate di intervenire in tempo. Ok, veramente non è mai troppo tardi per smettere, non è mai troppo difficile. E poi parliamoci chiaramente ragazzi, puzzate. Cioè quando ho fumato, pure io puzzavo di sigaretta, di posacenere, e le ragazze non è una questione di figheria, sono figo perché fumo, no. Puzzi, cioè puzzi di sigaretta, puzzi di posacenere, ti avvicini con l'alito e puzzi. Non è bello, se devi baciare una ragazza fa schifo effettivamente. E io, quando c'era un periodo che non fumavo, avevo a fianco a me una ragazza che fumava, poi ci ho baciato con questa qua, mi sono rovesciato veramente ragazzi, gli ho vomitato, non mi ricordo, su una coscia, perché mi ha proprio fatto salire il ribrezzo, perché sentivo questa cosa viscida giustamente la lingua in bocca, però sapeva di sigarette, quindi era un po' quindi ragazzi, guardate un piccolo aneddoto mio. Quindi ragazzi, se potete, cercate di smettere di fumare, vi ripeto, non perché non gonfiate con i muscoli, non perché fate la pancia e compagnie belle, ma perché ne vale la vostra salute, e poi perché se no le ragazze non vi si avvicinano perché saprete di posacenere. Il video finisce qua ragazzi, queste sono il mio pensiero, vi ho raccontato pure un piccolo aneddoto, cercherò di inserirlo ogni tanto nei vari video. E se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, se vi ho detto tutte e quattro. E vi raccomando ragazzi, contattateci anche sulle pagine Instagram e Facebook, se scrivete quant'altro noi saremo sempre disponibili a rispondere, a chiarirvi ogni tipo di dubbio.
Mi raccomando però ragazzi, mantenete un certo decoro nei commenti, evitando parole offensive, anche perché ormai c'è il controllo pure su YouTube per quanto riguarda la legge, non mi ricordo che legge è passata, insomma c'è comunque scritto anche di mantenere un linguaggio pulito nei commenti e non solo. Ragazzi, detto questo, io vi lascio un buon allenamento da InSport. Ciao!